Benvenuti a Tu per Tu, il viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. In ambito sociale la voce è importante quanto il viso. Rappresenta il metro con il quale gli altri misurano la coerenza tra quello che diciamo e quanto crediamo a quanto diciamo. Il desiderio di comunicare non è mai fine a se stesso, ma nasce dall'esigenza di ottenere un qualcosa, ma non sempre funziona. Perché? Beh, perché forse trascuriamo una parte determinante nella costruzione della nostra immagine, la voce. Spesso infatti percepiamo come competente una persona solo in base al suo tono di voce. Ma se d'altro canto le riviste di gossip ci dicono di tutto in merito alle nuove tendenze, ad insegnarci come parlare non ci ha mai insegnato nessuno. L'ospite di oggi rappresenta un'icona importante nel panorama radiofonico locale. Costruisce il proprio personaggio con il passare degli anni, con la voce per l'appunto. È entrato nelle nostre case, nelle nostre auto attraverso l'etere, attraverso l'FM e ci ha tenuto compagnia per interi pomeriggi e lunghe nottate. Autore e conduttore di alcuni format radiofonici di successo, ha saputo modellare la passione degli ascoltatori a sua immagine e somiglianza. La sua voce calda e vellutata riesce a dar corpo nell'immaginario collettivo di chi sintonizza il proprio cuore sulle onde della musica. È qui con noi Valentino Zannino. Ciao e benvenuto. Ciao, grazie. Ciao. Fabrizio. Come stai? Ciao. Bene, te com'è? Tutto a bene? Posto, tutto a posto. Allora, cominciamo dagli inizi, dagli esordi. E qui ovviamente devo andare indietro nell'anno 2010. Quindi raccontaci del tuo esordio in una nota. Buona memoria. Assolutamente, sì. Sono andato a spulciare nel tuo profilo, ti ho seguito un attimo a livello mediatico e quindi ritorniamo indietro nel 2010. Il tuo esordio in radio. Allora, correva l'anno appunto 2010, il mese era quello di maggio, quindi primavera inoltrata, guarda che poeta, mi fa iniziare con la poesia. Più di questo. E ho avuto la fortuna in quel periodo di conoscere un personaggio, così è stata diciamo una cosa estemporanea. Fortuita, sai, da grandi appassionati si è iniziato a parlare di musica, poi magari sai una parola tira l'altra, si iniziava a parlare di radio, una cosa e l'altra. È venuto fuori il nome di questa nota emittente torinese, dove mi presentai appunto per un colloquio e a quanto pare tutto andò bene dall'inizio. Quindi stiamo parlando del maggio del 2010. Maggio 2010. Tu hai cominciato a trasmettere. Per la precisione andai in onda i primi di giugno, nemmeno un mese dopo, dai, diciamo essere precisi un paio di settimane dopo. Quindi fra quel periodo di maggio e giugno passarono un paio di settimane e iniziò la mia avventura radiofonica in diretta in questa emittente. Perfetto, che programma conducevi, tra virgolette, in quale orario andavi anche, nello specifico? Allora, all'inizio ricordo che iniziai con un programma che durò ben 8 anni, diciamo, la mia permanenza giusto in questa emittente televisiva. Quindi da allora è durato 8 anni? Sì. È durato 8 anni questa trasmissione, si può dire il nome della trasmissione come si chiamava? No, comunque. Oddio, vabbè. Però un format molto consolidato. Sì, comunque era una trasmissione dedicata interamente, in particolare musicalmente, all'America Latina. Assolutamente. Quindi io sì. Dedicavo tutto il tempo di queste 2 ore di diretta all'America Latina, principalmente a livello musicale. Ma di questo ne parleremo più tardi. Sì. Adesso interessa sapere come mai trasmettevi in un orario invece che in un altro. Ipotizziamo perché di notte e magari non di giorno. Beh, la mia avventura radiofonica in questa emittente iniziò con un orario classico, vabbè che il palinsesto era suddiviso, si partiva dalla mattina certo. Fino alla sera come si usa nelle radio, e io iniziai, l'orario era 18:20, facevo queste 2 ore di diretta alle 18 del pomeriggio, subentrava un altro collega con un altro tipo di trasmissione, e entravo io appunto con il mondo latinoamericano in queste 2 ore dove coinvolgevo anche gli ascoltatori e in particolare avevo anche il piacere spesso e volentieri di avere ospiti inerenti all'argomento. Ovviamente specifici. Quindi tutto quello che era Sud America però era il benvenuto nel programma. Un uccellino mi suggerisce che tu qualche notturno te lo sei fatto. Sì, vabbè, diciamo che quando si parla di questa emittente storica torinese, nella sua ricca storia e perché no anche gloriosa storia, c'era purtroppo si parla al passato, certo, c'era no. un mitico notturno a detta di molte persone, un notturno che teneva compagnia, si può dire, non solo a tutta la città di Torino
ma anche ad una gran parte del Piemonte, perché tanta gente me lo insegni di notte, le orecchie di gomma sì, sono tante. Le orecchie di gomma, praticamente è colui che si sintonizza alla radio, non interviene, non chiama, però si limita semplicemente ad ascoltare. No, ma ti posso garantire che oltre ad ascoltare, molta gente di qualsiasi categoria e perché no anche ceto sociale, oltre che a seguire la trasmissione, ti chiamava perché era un tenersi compagnia reciproco. Quindi interagivi con erano pubblico, molto, molto numerose le chiamate in diretta degli ascoltatori, però il notturno diciamo che era un lavoro a parte perché non si conduceva da soli, si era in ottima compagnia con altri grandi colleghi, il direttore responsabile dell'epoca ci riuniva in 6, 7, 8 conduttori di questa emittente e tutti insieme si dava il via a questo magico e matto programma notturno di quel periodo. Quindi alternavi il tuo programma normale, che poi, ripetiamo, è durato 8 anni sì, fino alla conclusione, e ovviamente ogni tanto ti dedicavi a questi notturni, sì, giusto? Accadevano più o meno con regolarità una volta al mese. Ciclicamente. Accadevano una volta al Valentino, mese. Valentino, essere o apparire? In radio si può essere pur non apparendo. Certo. Tu certo. Sei l'esempio vivente di come si può essere pur non apparendo, perché questo comunque è un dato oggettivo, è un dato di fatto. Valentino lo conoscevano tutti quanti, addirittura lo riconoscevano quando lo sentivano pur non avendolo mai visto, quindi qui stiamo parlando di essere pur non apparendo, questa è una cosa molto molto importante. Quante emozioni ti ha dato questo tipo di... Vabbè, trasporto? Tantissime, a parte il fatto che io ho sempre pensato a livello personale, il conduttore radiofonico, almeno per come l'ho sempre inteso io, parte sempre prima di tutto dalla tua passione in primis. Ovvio. Perché deve amare la radio, deve amare la musica, sono delle cose ovvie. Però io ho sempre pensato che il conduttore non deve essere il solo protagonista del suo programma che conduce in radio o in diretta. Io penso che il conduttore, soprattutto, duole dirlo, il conduttore di una volta, cercava di coinvolgere anche la gente all'ascolto, perché anche tu mi insegni, Fabrizio, certo, che la radio si faceva soprattutto in particolare tempo fa per la gente, coinvolgendo sì, la io gente. L'ho saputo ovviamente intervistando magari persone come sì, te, infatti, e ovviamente ficcando il naso in quegli ambienti, quindi insomma, però tu nel corso del tempo hai saputo catalizzare l'attenzione di tante, tante, tante persone, tanti ascoltatori. Il piacere, diciamo il piacere di coinvolgere le persone che ti ascoltano. Qual è stato il segreto? Ma io penso che non ci sia nessun segreto, io penso che la cosa primaria in questo sia... Il volare basso, rimanere sempre umili, se stessi, quando stai facendo una cosa che ti piace, io penso che lo fai con estrema tranquillità. Però questo è il sogno di ogni conduttore radiofonico, essere ascoltato da tante, tante, tante persone, perché io so per certo che oltre all'ascolto giornaliero avevi anche un riscontro sul social, tipo su Facebook piuttosto che su altri social. Sì, ti dirò, guarda, ancora oggi in Facebook, che è il social che io seguo, esiste, penso ancora a distanza di tempo, un gruppo dedicato a queste trasmissioni che io conducevo, dove ci sono coinvolte molte persone. Un gruppo nato, diciamo, quasi per gioco, un gruppo creato dal sottoscritto, dove io ricordavo spesso e volentieri che ero in diretta e coinvolgevo tantissima gente all'ascolto anche tramite i social. Ebbene, a distanza di tempo questo gruppo ancora funziona, aiutato da un amico che magari quando non lo seguo io lo segue alla grande, questo amico, coinvolgendo tanta gente, pur anche se queste trasmissioni oggi non stanno andando più in onda. Ricordiamo appunto che Valentino non sta andando più in onda da un po' di mesi a questa parte, però comunque sempre seguitissimo su Facebook in virtù appunto delle esperienze passate. Diciamo che è una cosa molto molto piacevole, perché certo, appunto si parla di musica, allora anche lì coinvolgi la gente, certo, dove la inviti a postare delle cose legate ai loro ricordi, alle loro passioni musicali. Programmi radiofonici, dicevamo, ne hai fatto uno di musica latina e ne hai fatto un altro molto molto importante, ragion per cui la gente ti definisce il Red Ronnie Nostrano, proprio per la tua grande cultura musicale in questo genere, e stiamo parlando del genere beat, quindi una sorta di meteora, no? Tu andavi a ripescare tutti i personaggi passati e li riproducevi in chiave radiofonica.
Sì, allora il programma, beh, non ti dico. Non c'è problema, non c'è problema. Era un programma dedicato rigorosamente agli anni 60 e 70, quindi erano quei due decenni, a partire dal 1960 arrivando fino al 1979, dove io attraversavo musicalmente tutto quel periodo e dove anche lì riuscivo a coinvolgere in maniera, diciamo, tranquilla. Le persone, perché appunto riuscivi a sollevare in loro, a rispolverare dei ricordi grazie a determinati brani che magari erano andati un po' nel dimenticatoio, e dove fortunatamente, spesso e volentieri anche grazie al direttore dell'epoca, ai responsabili dell'epoca, ho avuto il piacere di contattare personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana legata a quel glorioso periodo musicale che erano gli anni 60 e gli anni 70. I viaggi della memoria li possiamo considerare così, sì, giusto? Sì, sì, dove coinvolgeva appunto anche questi grandi artisti del periodo. Io ho avuto la possibilità di parlare anche con il direttore artistico di quella radio, l'ho contattato e tu non lo sai, mi ha anche detto che molti ascoltatori, assolutamente sì, ma molti ascoltatori e molte ascoltatrici chiamavano in diretta e poi mandavano magari dei piccoli regali in segno di gratitudine, di gioia, di contentezza, perché comunque riuscivi, nella fattispecie tu, Valentino, a creare un collante tra la radio, il programma e il conduttore. Guarda, ci sono tantissimi ricordi che penso che non basterebbe la tua trasmissione. Guarda, vorrei, se me lo concedi, per pochi secondi raccontartene uno. Io ricordo una gentile signora, una bella gentile signora che mi seguiva fra le tante. Questa signora vive tuttora in un paese fuori Torino, si può dire Livorno Ferraris. Sì, 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 assolutamente. Bene, quella mattina ricordo quella signora mi chiamò in diretta dicendomi: guarda Valentino, io sto partendo da casa con mia figlia, se ricordo bene, con le mie due nipotine che vorrebbero venire a visitare la radio e vorrebbero venire a conoscerti, a fare due chiacchiere con te. Ebbene, dopo nemmeno un'ora questa signora, poi siamo diventati amici, segue ancora adesso sul social il gruppo dedicato a quelle che sono state le mie trasmissioni. Ebbene, questa signora dopo un'ora me la ritrovai in maniera affettuosa in trasmissione. È stato veramente un grande piacere. Ricordo mi portarono dei regalini, la Nutella, non facciamo pubblicità, dai. No, ma per carità, i cioccolatini, sì, dolciari, i presenti. Queste bambine, queste ragazzine, insieme a questa, cioè una gentilezza totale. Cosa molto importante. Si può dire che questa è la miglior paga, sì. La miglior soddisfazione. Anche perché, ripetiamo, tu hai fatto tutto questo sempre in maniera assolutamente gratuita, quindi la passione che ti spingeva a fare certo, questo. Certo. Cosa molto importante, la radio faceva delle iniziative benefiche alle quali partecipavate tutti voi conduttori. Sì, 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 sì. E mi hanno detto di una chicca molto importante, che un ascoltatore ti ha riconosciuto dalla voce, fra tanti, si è alzato e ha detto: tu sei Valentino, e ti è venuto a stringere la mano. Allora, questo sì, è uno dei mille ricordi che un conduttore si può portare dietro dopo un'esperienza lunga un tot d'anni. E scene come questa che tu hai annunciato adesso, diciamo che è capitata più di una volta. Una volta in un teatro, un'altra volta proprio in maniera precisa, come hai detto tu adesso, capitò in un ristorante, perché in quel periodo questa nota emittente organizzava, grazie ai responsabili, perché no, anche grazie al conduttore e tutti i miei colleghi che andavano normale, dietro in quel periodo, c'era un appuntamento annuale dove si organizzava un pranzo e tutti, una grandissima parte di ascoltatori veniva. Ebbene, a un certo punto io ricordo in maniera molto molto affettuosa, da parte di queste persone, in questi pranzi che si sono succeduti negli anni, spesso e volentieri scattava durante il pranzo, lì la chiamavo la caccia al conduttore. Sì, 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 difatti. Allora vedevi gente che partiva, voglio sapere chi è Tizio, voglio sapere questo chi è Caio. Una grande soddisfazione. E poi mi no? capitò un signore che si piazzò davanti dalla voce: ma tu sei Valentino. Ho detto: guarda, è stata una cosa, cioè, mi ha fatto piacere, ci siamo anche abbracciati subito. Valentino, un uomo normale, un padre di famiglia, un marito, un lavoro normalissimo, perché ripetiamo, lui la radio per lunghi 8 anni l'ha fatta in maniera totalmente gratuita. Però in tutta questa normalità c'è una particolarità. Parliamo della moglie. La moglie è sudamericana, giusto? Eh sì, quando andiamo a toccare il tasto dell'amore, il tasto affettivo. E quindi no? Proprio per questo Valentino ha scelto appositamente di dedicarsi alla musica latina.
E come ti ha accolto la comunità latina nel momento in cui hai interagito con loro a pieno titolo, se così si può dire, Sì, giusto? diciamo che le soddisfazioni sono arrivate anche da lì, perché io ovviamente, essendo sposato con una, la chiamo ancora una splendida fanciulla peruviana, perché la vedo ancora come quella splendida fanciulla peruviana, mia moglie, cioè frequentando lei, iniziando a frequentare da tantissimi anni la comunità latinoamericana presente in Piemonte, ho avuto il piacere di fare tante amicizie con la comunità sudamericana, in particolare con la comunità peruviana. E quindi c'è stato come un passaparola, un tam-tam, grazie al social, grazie agli amici, grazie alla frequentazione, e molta gente sudamericana C'è stata una sorta di seguiva questo programma. adozione radiofonica, quindi bene o male, insomma, ti hanno Ma poi la contestualizzato. particolarità che mi ha dato molta soddisfazione, come ti stavo raccontando poc'anzi, durante questo programma latinoamericano, i diversi ospiti che si sono succeduti a vicenda nel corso delle puntate, mi riferisco agli ospiti in particolare sudamericani e perché no, anche i nostri connazionali italiani che magari se ne intendevano del prodotto, mi ricordo il loro entusiasmo guardando la mia scaletta. Perché loro dicevano: tu stai trattando l'argomento proprio con i generi originali, con dei brani che anche io, che magari lavoro nei locali, a volte faccio fatica a proporre perché ho magari quel brano a 40 anni e lo puoi proporre magari all'appassionato che conosce veramente bene l'argomento, ma hai una scaletta che è qualcosa di straordinario. Che poi, tra le altre cose, ultimamente so che il tuo programma andava oltre oceano, perché comunque si Sì, andava in streaming, quindi ascoltabile su internet, oltre quindi l'FM ovviamente ti seguivano tramite lo viva la streaming. tecnologia, giusto? E visto che appunto i ricordi sono sempre belli quando spuntano fuori, io adesso ti ringrazio perché stai facendo spuntare tutte queste gemme una dietro l'altro, una Ben venga, volta mi ben venga. capitò la fortuna, capitò parecchie volte che grazie allo streaming diverse persone ti ascoltavano anche dall'altro lato del mondo. E Oltreoceano. una volta ricordo dei ragazzi mi stavano ascoltando dal Callao. Il Callao è ora diventato un dipartimento, si trova in Perù, dove ci sono tanti appassionati di musica sudamericana. In particolare, quando parli del Callao si dice más salsa que pescado, quindi c'è più salsa qui nel nostro paese che pesce. E riuscì a fare in diretta uno special dedicato ad un cantante che è un mito nella storia del panorama latinoamericano, dai, si può anche nominare Héctor Lavoe, una leggenda Sì, musicale. assolutamente. Ebbene, nel Callao ancora oggi è una leggenda questo cantante, a tanti anni di distanza dalla sua dipartita, dalla sua morte, e io riuscii a fare un contributo, uno special di 20 minuti, mentre c'era gente dal Callao in Perù che mi Che ti stava ascoltava. ascoltando in diretta. Cioè, un italiano che fa uno Anche special. perché ricordiamo, Valentino parla perfettamente la lingua. Beh, diciamo che parlo il castigliano, lo spagnolo Cosa che molto importante. si usa in America Perfetto. Latina, parlare lo spagnolo è un'altra grande soddisfazione, Importante. perché nel dialogo. Valentino, com'è cambiata la radio oggi con questa grande presenza della televisione, tutti questi reality, tutti questi programmi che bene o male ti portano fuori un attimo da quella che è la concentrazione sonora e fonetica? Com'è cambiata la Oddio, radio? se devo essere sincero, visto qua, hai Assolutamente sì. nominato poco fa, prima di Assolutamente. iniziare la trasmissione, un grande personaggio che io ho sempre ammirato perché a livello musicale abbiamo, mettendo da parte il mondo sudamericano, abbiamo gli stessi gusti musicali, nominando Sì. Red Ronnie. Che dire, oggi il mondo radiofonico, come il mondo musicale in generale, è cambiato. È cambiato perché vuoi, perché, vabbè, ovviamente ci sono altri generi musicali che sono usciti dalla Certo, normale, ribalta, ma quello che è certo. cambiato è il modo di proporre musica. Cioè, sono cambiate parecchie cose, lo trovo un po' meno genuino proprio per il fatto Tu la del musica la discorso. masticavi perché il brano lo mandavi in onda e lo argomentavi anche, quindi bene o male c'era proprio una sorta di studio anche a monte, no? Giusto, prima di andare in Sì, ma più diretta. che studio, partiamo sempre, la parola che io, diciamo, ripeto spesso e volentieri è la passione, perché è una cosa che ti porti dietro sin da bambino. Ovvio. Quindi, diciamo, come si dice in gergo, io sono stato, perché mi definisco ancora oggi un conduttore radiofonico, uno di quei conduttori che oggi, diciamo, in radio, dico purtroppo, perché mi piacerebbe che ce ne fossero di più, che te la raccontano un po', nel senso che puoi dedicare quei 2 minuti, anche tre, quando tu presenti il brano, raccontare la storia del brano, la storia dell'artista, aneddoti magari legati all'artista,
aneddoti legati all'anno di uscita del brano ma anche stesso. Per dare la possibilità a colui o colei che non capisce o perlomeno non conosce quel brano di bene o male sì, di ma fare una poi alla fine tu scopri delle cose interessanti, perché se tu al brano che stai presentando, e in particolare se il brano è storico o magari eseguito da un gruppo o da un artista storico, tu al brano puoi legare degli aneddoti veramente splendidi, spettacolari. Cioè, ci sarebbe tanto da raccontare. Valentino, adesso che momentaneamente sei fermo, tra virgolette, no? Sì, diciamo sì, momentaneamente. Diciamo che mi sono un po' impigrito, dai, diciamola, prendiamola così. Come impieghi il tuo tempo, tra virgolette, che prima impegnavi a livello radiofonico? Ti vedo molto attivo sul social, quindi bene o male. Sì, diciamo che vabbè, io mi divido sempre, penso che sia normale, fra il lavoro e la famiglia. E poi del resto quello che è stato, io non lo chiamo nemmeno lavoro, quella che è stata, che è tuttora la mia passione radiofonica, la sto vivendo in un modo diverso per il momento, in un modo diverso, perché mi sto limitando ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto ascolto molto, e sui social sì, spesso e volentieri sono frequente, perché con piacere ancora oggi, nonostante passi il tempo, ho molta gente con cui fare quattro chiacchiere, sì. Quindi... Cosa consiglieresti a un giovane che si avvicina alla carriera radiofonica, perlomeno all'attività radiofonica? Cosa gli consiglieresti? Diciamo che è dura anche dare un consiglio, ma quello che posso dire a un giovane è prima di tutto di seguire la sua passione, il suo amore per la musica. Oltre alla tua passione e amore per la musica, ovviamente se hai anche lo stesso affetto per quello che stai facendo, perché lavorare in radio io penso che sia una cosa veramente speciale. E quindi chi ha la fortuna di fare questo lavoro lo deve eseguire nel modo migliore. In che senso? Proprio partendo dal rimanere se stessi. Io volgarmente parlando lo definisco il volare basso, che poi volgare non è, cioè. Però questo tuo volare basso ti ha dato la possibilità di portare un format radiofonico per lunghi 8 anni. Stiamo parlando di due format radiofonici. Quindi quello dedicato alla musica beat e quello dedicato alla musica latina. Diciamo che il particolare della musica beat, il beat italiano in particolare, è un genere che io avevo rispolverato in questo programma. Ricordiamolo insieme, Fabrizio, quando si parla del beat italiano si torna indietro nel tempo, sempre negli anni 60, quando ci fu la British Invasion, l'invasione britannica. Sai, all'epoca c'erano negli Stati Uniti, in Inghilterra c'erano di moda i Beatles, i Rolling Stones, gli Animals, sì. E in Italia nacquero dei gruppi, diciamo sulla falsa riga, degli emuli sì. Tu sai meglio di me che gli anni 60 per esempio sono piene di cover. Sì, io non ero ancora nato negli anni 70, nemmeno però io. Mi piace io ascoltare quegli anni, sì, bisogna ricordare che anche nel mondo latinoamericano, soprattutto nel mondo degli anni 60, è pieno zeppo di cover. Quindi i cantanti nostrani di quel periodo, nella loro bravura, riuscirono a creare dei successi da brani già famosi, incisi da artisti americani, inglesi, e qui nacque il beat italiano. Per quanto riguarda il beat italiano, una frase: Valentino rientrerà in radio? E guarda, questa è una domanda da $1 milione. Allora, dovessi seguire il mio istinto e la mia voglia, io rientrerei in radio, non dico domani, anche stasera. Cioè, se io dovessi seguire la voglia e l'istinto di Valentino, sì, stasera. Io so che ti sei preso una pausa di riflessione per poter riflettere su quelli che sono gli sviluppi attuali degli sbocchi radiofonici, mettiamola così. Quindi, bene o male, insomma, sì, puoi però avere la possibilità di poter pensare se reinserirti nel circuito con un qualcosa. Diciamo di che il rischio maggiore, Fabrizio, è quello dell'impigrirti, perché è una brutta parola quella dell'impigrirsi. Sì. Non dico che ti passa la voglia, perché la passione, l'amore per una cosa. Cosa ti rimane sempre, però come ti ho detto poc'anzi, ti ripeto, dovessi dipendere da me o seguire il mio istinto, rinizierei anche stasera, però ci sono tante cose che ti fermano un attimo. Posso dire che stai aspettando l'occasione giusta? Sì, aspetto l'occasione giusta, sì. È giusto anche dire così, però magari, sai, ti racconterò in futuro magari poi. Io so per certo che gli sono arrivate un paio di proposte che lui ovviamente sta valutando, perché insomma lo fai con cognizione di causa un eventuale rientro, giusto? Lo valuti con cognizione di causa. Sì, diciamo le valutazioni le dai in base a quello che anche tu vuoi fare, poi se sei appunto una persona che rimaniamo sempre nel tema
dell'umiltà, sì. Ne parlavamo io e te in privato. Del fly down. Dello stare tranquilli, del volare basso. Se sono rose fioriranno, se verrà fuori qualcosa verrà, se no pazienza, è stato sì. Un bel ricordo, però siamo qua, vediamo com'è. Valentino Zannino, una pietra miliare nel panorama radiofonico. Sei gentilissimo, locale. Sei gentilissimo. Ma è così la storia, questa è la storia. Ma sai perché, Fabrizio, scusami se interrompo, una cosa che ti dà grande insegnamento è questa. Quando tu hai avuto, chiamiamolo il tuo lavoro, che appunto io non lo definisco lavoro, la fortuna di intervistare personaggi che hanno fatto la storia musicale del tuo paese, e vedi che questi personaggi con te sono stati tutti gentili, umili, personaggi che, come si suol dire, non se la tirano. Lo hai riportato prima, certo. Quindi perché tu che stai intervistando questi grandi personaggi dovresti comportarti il contrario da come si comportano loro? Io penso che rimanere bassi è la cosa più bella. Valentino, io vorrei congedarti, ci vogliamo congedare con una frase di Italo Calvino. Non è la voce che comanda la storia, ma bensì sono le orecchie. E ci avviamo al termine di questa bellissima puntata in compagnia di Valentino Zannino, grande speaker radiofonico, e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Da Fabrizio è tutto. Ciao, alla prossima.